C'è una canzone intitolata Rossa Sera che ci ricorda le attività di comunione e liberazione lì in America Latina. E allora intervistiamo il presidente della cooperativa Rossa Sera. Buongiorno, buongiorno. Lei si chiama? Giuseppe Vella. Allora, Giuseppe Vella, con lei intervistiamo anche il presidente dell'associazione Promozione Servizio e Promozione Umana attiva ad Alcamo, all'interno del centro della casa di riposo Sacchini, che ingloba in sé tutta una serie di servizi non soltanto per gli anziani, giusto, ma anche per i diversamente abili. Allora, noi siamo qui oggi perché volete illustrarci un progetto che voi state portando avanti, un progetto che ha una rilevanza sociale, o comunque che intende avere una rilevanza sociale, e soprattutto creare occupazione. Da chi vogliamo iniziare? Ne parliamo con il presidente della cooperativa, perché ci può spiegare, insomma, in che modo questa cooperativa Rossa Sera intende portare avanti questa iniziativa. Inizio io come cooperativa, anche se la cooperativa è nata da meno di un anno fa, a maggio compirà un anno come costituzione, ed è proprio il risultato di uno sviluppo naturale di 25 anni di lavoro che è stato fatto attraverso l'Associazione Servizi e Promozione Umana, che gestisce già una casa di riposo e due comunità per alloggio per disabili psichici, e da lì l'esigenza di far sviluppare e quindi completare un'opera che noi abbiamo da qualche anno in testa, ma che per motivi chiaramente anche economici non siamo riusciti a fare. Da qualche mese abbiamo iniziato i lavori di una comunità alloggio in Contrada Bosco Falconeria per l'istituzione di una comunità alloggio inserita dentro un contesto di una fattoria sociale. Quindi l'idea è quella proprio del progetto Rossa Sera, prevede questa comunità alloggio, un laboratorio per trasformare prodotti, possibilmente prodotti proprio dall'interno di quel terreno, e una sala mensa polivalente dove sarà inserita anche una fattoria didattica dell'estate, quello che ci sarà permesso di fare nel tempo. Liborio Evola, in che modo questa vostra realtà operativa nel territorio sta portando avanti, sta dando, insomma, una spinta, che voi da diversi anni che siete attivi qui, insomma, anche la TV nazionale si è dedicata alla vostra attività, insomma, c'è stato un servizio pubblicato anche su una rete televisiva nazionale. Sì. Abbiamo qui anche Luigi Gulmone, buongiorno anche a Luigi Gulmone, che è un vostro collaboratore, possiamo definirlo. Un cattolico, ecco. Quindi non è casuale il nesso con Comunione e Liberazione? Non è casuale il nesso con la storia della Chiesa d'Alcamo, cioè questa è l'ultima geniale interpretazione di una storia che ha 2000 anni e che diventa sempre nuova sulla scorta anche di questa propensione della Chiesa a essere attenta all'anima ma anche ai bisogni della persona. Ma questo sì, Liborio Evola, ci illustri quindi, ecco, in che cosa consiste il vostro supporto, ma non è soltanto un supporto, voi siete proprio promotori di questa. Certo, la prima progetto. Nostra preoccupazione in questi anni è stata prettamente una preoccupazione educativa. Quindi l'educazione per noi è appunto la possibilità di entrare nel reale, e quindi nella realtà delle cose. E non c'è cosa migliore che aiuti questo che il lavoro. Per quel lavoro, contrariamente spesso anche a certi detti, è un bisogno dell'uomo, non è la cosa che spesso gli ha fatto il diavolo. E non è neanche la cosa, come dire, che la fatica che può spesso, come dire, essere di ostacolo alla realizzazione di sé. Anzi, questa è la condizione. E questo qua, diciamo noi, è per tutti. Deve essere per tutti, perché ogni persona, per quello che può, come riesce, partecipa alla costruzione anche di un bene comune. Io dico anche che anche una persona anche allettata, respirando, partecipa a questo, perché qualsiasi gesto umano ha un valore per noi eterno e infinito. Per cui favorire anche e dare la possibilità a gente che spesso è stata messa ai margini, o per una questione anche di salute, o spesso anche per mancanza di lavoro o d'altro, e dare questa possibilità di riscatto a queste persone, e quindi favorire tutto un percorso sia di occupazionale ma soprattutto lavorativo, e che domani possa appunto ridare dignità a
questi ragazzi? Insomma. Allora, la vostra è una onlus, questo dobbiamo specificarlo, e la cooperativa agirà senza scopo di lucro, giusto? Sì, perché è una cooperativa sociale di tipo B, proprio istituita per l'inserimento al lavoro dei giovani, insomma, degli svantaggiati. Questo centro, questa comunità Sacchini è nata comunque con il supporto del comune, giusto? Il comune di Alcamo? No, noi siamo nati come realtà privata, poi negli anni parte della casa in convenzione con il comune, però noi diciamo, tutto quello che è nato da questa storia l'abbiamo fatto con molti sacrifici e in collaborazione con tanti amici di buona volontà, diciamo, in questi anni. Sì, lei, se non sbaglio, è cresciuto in Trentino, Nord Italia. Io ho lavorato un po' in giro per l'Italia, ha lavorato... e questo mi è servito per imparare, per ogni cosa è un'occasione anche di crescere, quindi anche di... Quindi da lì le è venuto qualche spunto, dalle sue esperienze in giro per l'Italia, le è venuto quindi uno spunto per portare avanti queste idee? Da quello che è venuto fuori da questa esperienza, diciamo, gli direi un po' dal rapporto che negli anni passati, parliamo anche di 30 anni fa, alcuni rapporti in particolare, ricordo soprattutto anche Lorenzo De Giovanni, con cui eravamo molto amici, la possibilità, il desiderio in qualche modo anche di potergli fare compagnia in un bisogno reale che aveva, ricordiamoci Lorenzo era appunto nato sul sede dell'hotel, cioè per cui vuol dire una difficoltà anche di movimento e quindi e fin quando è vissuto ha avuto gravi diciamo anche problemi anche a vivere. Il poter sostenere anche quel bisogno è stata una della sfida anche di questi anni, quindi anche capire come potevamo noi rispondere e portare avanti anche idee, progetti che potessero anche realizzare anche spazi di aiuto, di sostegno a questi ragazzi. Poi tutto poi è passato sul discorso anche di casa per anziani, ma lì diciamo, è stato anche un passaggio direi anche un po' obbligato, perché anche rispondendo a un bisogno che ci viene mai chiesto e nel tempo anche l'accoglienza che ci hanno proposto anche di ragazzi disabili, nuovamente si è riproposta anche la questione appunto di dare risposte più adeguate anche al vero bisogno che in questi anni sempre più è venuto fuori, cioè un bisogno non tanto di assistenziale, come qui spesso tutto si riduce a un discorso assistenziale, ma un bisogno dove ognuno possa esprimere, realizzare sé. Oggi quanti ospiti, quanti assistiti ci sono qui all'interno di questa struttura? 34 anziani e 20 disabili in due comunità separate da questa casa, insomma. Ci sono stati nel corso degli anni dei progetti, delle vere e proprie denominazioni che avete dato alle comunità? Una si chiama Agape, una sì. Si chiama Sergio Modè, che è dedicata sì. A questi due amici che sono morti, quindi l'abbiamo voluto ricordare in questa casa. Quindi adesso l'associazione Onlus Servizio e Promozione Umana, in sinergia possiamo dire con la cooperativa Rossa Sera, intende creare, portare avanti un progetto di... vero e proprio imprenditoriale. Imprenditoriale, possiamo definirlo. La sfida è questa qua, la sfida non è tanto il fatto di offrirgli momenti, occasioni di piccole attività, poi magari ce ne sono tanti, ma la sfida reale è quella di provare invece, come dire, anche a inserire e dare possibilità anche di lavoro a persone svantaggiate. Quali enti avete già contattato e chi ha aderito a questo progetto? Noi intanto ci stiamo anche proponendo e quindi anche chiedendo disponibilità a quello che sono in chiamato profit. Quindi stiamo provando anche a coinvolgere in realtà sia di locali, quindi piccole aziende agricole o comunque professionisti che si sono resi disponibili ad aiutarci in questa avventura, sia anche contatti che ultimamente sono venuti fuori anche con le grosse aziende anche del nord, che anche lì è disponibile, come dire, anche incuriositi, direi anche di provare anche a darci una mano in questa avventura imprenditoriale. Quindi c'è, per finire, un limite, questo lo chiediamo anche al presidente della cooperativa, c'è un limite dal punto di vista quantitativo di numero di persone che potranno
approcciare, cioè interessarsi a questo progetto, cosa si deve fare insomma per prendere contatti con voi? Ma intanto per prendere contatti con noi basta domani sera riuscire a entrare al Marconi, dove presenteremo proprio il progetto. Sabato 18 aprile alle 18, presenteremo sia il progetto in forme magari più dettagliate e anche un video che abbiamo realizzato dove spieghiamo un po' la nostra storia e quello che vogliamo fare. Presenteremo anche il sito del progetto Rossa Sera, dove sarà possibile da domani sera in poi quindi entrare e poter aiutarci in maniera anche sostanziale, nel senso attraverso delle piccole donazioni o grandi, speriamo, attraverso gli strumenti come il 5 per 1000 per avere dei fondi da poter usare subito. E stiamo pensando anche a una campagna di chiamata mattone, dove sia gruppi di persone, singoli o anche aziende possono aiutarci attraverso l'acquisto di un simbolico mattone che avrà una forma che non diciamo ora, e quindi tentare di provare, oltre la strada dei finanziamenti pubblici e istituzionali che in questo periodo di crisi sono sempre più ristretti, a raccogliere noi dei fondi un po' sbracciando le maniche. Quindi vi aspettiamo numerosi domani sera. E parliamo anche con la vicepresidente dell'Associazione Servizio e Promozione Umana Onlus, buongiorno, lei è Angela Leone. E quante persone lavorano qui in questo centro attualmente? Sono sulle 35-36. Insomma, un numero che è destinato ad aumentare, insomma, la domanda di servizi di questo tipo. Voi offrite servizi sia per gli anziani che anche per le persone diversamente abili, sì. Giusto? Quindi, per disabili psichici. Negli ultimi anni è aumentata la domanda di servizi di questo tipo? Certo, è molto aumentata, quindi ci stiamo muovendo anche di conseguenza per poter, soprattutto con i disabili psichici, poter fare un lavoro molto più adeguato a loro, perché tramite anche un lavoro, dare loro un lavoro protetto, in modo tale che possano reinserirsi un po' nel sociale, nella società, e andare ad avere quel minimo di indipendenza anche a livello economico. Il centro è nato come struttura privata, voi comunque siete una onlus, qual è il confine tra privato e guadagno, insomma, che si ottiene da questo tipo di servizi? La diversità tra un'associazione normale, cioè, sì, questo lo sappiamo, diciamo, vorremmo un po' capire, per evitare insomma equivoci in chi ascolta, chi guarda questo filmato, voi siete una onlus, giusto? Il centro è nato però come struttura privata. Sì, come struttura. Poi siamo diventati onlus nel 97, 98, in questo momento non mi ricordo. E quindi come si finanziano queste attività? Come avviene la possibilità di portare avanti questi servizi, appunto, perché è necessario... Sì, privatamente abbiamo degli ospiti che sono privati, sì. E degli ospiti invece che siamo in convenzione con il comune, e quindi tramite queste entrate, insomma, ci muoviamo di conseguenza. E comunque il progetto che si sta portando avanti, il Rossa Sera. Nel Rossa Sera, questo è un progetto abbastanza, è una sfida che stiamo, abbastanza alta, che ci stiamo muovendo di conseguenza. Avete cercato insomma di fare un po' di pubblicità, no? Per pubblicità, cercare di sensibilizzare la raccolta anche, fondi, quindi tramite anche progetti che vengono fuori, quindi partecipare a questi vari progetti, cercando un aiuto anche, perché le risorse ci stiamo muovendo anche di conseguenza nel cercare risorse e fondi. E qui soltanto persone di Alcamo usufruiscono insomma dei vostri servizi e dell'accoglienza di questo centro? No. Anche sì, noi altri territori? Signori
persone da fuori, da Roma, da un po' da tutta la Sicilia anche. Avendo il posto, insomma, siamo aperti, perché essendo convenzionati con la regione, cioè avendo tutti i decreti e tutto, noi possiamo operare in qualsiasi campo, da Castellammare, non è solo per Alca. Scusi la domanda, quanti anni ha la persona più anziana qui? Quanti anni ha? Ora ha 98 anni, ma l'anno scorso è deceduta una con 107 anni, che era romana. Era una signora da Roma, non aveva nessuno, il fratello allora ce l'ha consegnata un po', perché nel momento che ce li, i parenti ce li affidano, per noi è una responsabilità, è una modalità che ci prendiamo con molta responsabilità, la salute di chi ci mette. Suscita i parenti che ci mettono nelle nostre mani, insomma. È sempre nelle mani di Dio la vita e la morte, ma noi ci muoviamo sempre con molta responsabilità nei loro confronti. Suscita curiosità, insomma, che una persona abbia raggiunto il bel traguardo dei 107 anni, peccato insomma non essere riusciti a andare oltre. Ma, Il fratello ci conosceva e quindi, siccome non aveva nessuno, ce l'hanno, l'ha voluto portare qua. E qui siamo all'interno della casa Antonino e Sergio Mulè, che è una struttura operativa sempre all'interno della casa, dell'associazione Servizio e Promozione Umana. Ci vuole presentare qualcuna di questi ospiti? Allora, insomma, gli operatori, intanto anche gli operatori. È un ospite, lei è un ospite. Sì, abbiamo... Caterina è un'operatrice insieme ad Anna Maria Mulè e Anselmo, che è un'altra operatrice di questa struttura. Benissimo, e qui insomma, buongiorno Franca. Anche a lei. Ciao Franca! Buongiorno. Insomma, com'è qui? Come trascorrono le giornate? Fate anche delle attività? Queste sono attività che abbiamo fatto. Franca settipane. Franca settipane. Attività per Pasqua, abbiamo fatto questi rami. Poi fanno musica, fanno ginnastica. Qual è con... il giornalino. Ok, e quindi insomma, quanti ne ospitate qui all'interno di questa casa? 10 ce ne sono qui. Abbiamo fatto anche il teatro, noi qui abbiamo delle foto così di qualche ricordo di ciò che facciamo. Bene, bene. Quindi sono insomma permanenti gli ospiti o comunque tornano poi a casa la sera? Come funziona qui? Sì, sì, c'è qualcuno che fa dei riferimenti soltanto diurno. E poi comunque 10 persone, sono 10 ospiti qua che abitano qua, quindi è la loro casa e quindi stanno qua con noi. Insomma, ognuno si dedica a una sua passione, a un suo compito, ha una sua attività, quindi un suo ruolo qua nella propria casa. Benissimo. Come Loredana, la nostra artista, insomma, che artista... Lei è la nostra poeta, è la nostra poetessa. Ho scritto un pensiero per Roberto, che oggi compie gli anni, un giovane ragazzo, e ho già completato il pensiero. Anche... perché mi piace scrivere. Beh, è piuttosto lungo. Sì, in molte copie. E poi copierò in bella copia con, come dire, con qualcosa scritto in rosso per sottolineare meglio qualche mio pensiero più importante. La signora Matilde è sempre sul pezzo, praticamente. Come? È sempre sul pezzo, dico, impegnata sempre sì, su sì. questo. Sì. E poi Maria che aiuta a cucinare. Che è la nostra cuoca, diciamo, che ci aiuta a cucinare, a preparare. Vediamo un po'. Questa è l'ultima creazione di Loredana, insomma, stiamo preparando un cartellone per una ragazzina, per una nostra amica, aspetta. Un pensiero da auguri per una ragazzina. L'hai fatto tu, Loredana. Complimenti, bellissima. Loredana, mettiti qua vicino al tuo... alla tua creazione, vai Loredana. Le faccio i miei complimenti, veramente bello. Molto bello. E poi bene. C'è Franca, Giuseppina che ci aiutano a disegnare, a colorare, a cucinare, a apparecchiare, a fare un po' le cose di casa. Complimenti. Complimenti. Un po'.
ognuno sta qua. Ognuno abbiamo il nostro ruolo. Sì. Va bene, vi lascio cucinare prima che si bruci. Però vabbè. L'appetito qua è una domanda. Si comincia a sentire l'appetito. Voi andate via, per favore. Dica. Potreste darmi, insegnarmi un trucco per smettere di fumare? Ah, perché mia sorella e io ci siamo riusciti. Vedere se ci vuoi riuscire. Per un anno. Poi purtroppo è morta e io ho ripreso. Signora, cosa le posso dire? Le auguro di smettere più presto, insomma, perché è un brutto vizio. È un brutto vizio. Grazie signora. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie alla, come dire, della splendida vostra presenza. Grazie, troppo gentile. Grazie. Loredana ci vuole mostrare un'altra sua opera, ecco, vediamola nel dettaglio. Quante di queste realizza lei? Io la maggior parte lavoro con i quadri a tela e con, con la pittura d'olio, con l'acrilici no. In quanto tempo? Io da piccolina. Mm. Sì, sì, dico, quanto ci mette a realizzare un giorno? Ah, in un giorno? Un giorno, perché se mi ci metto un giorno già finisce. Diciamo che lei quando inizia una cosa deve finirla, questo, il suo impegno, però un giorno... Bene, bene. Non vi manca il da fare qui, insomma, ci sono... No, ma neanche le idee, perché loro stesse già fanno venire le idee, ci aiutano loro a farci venire le idee, ad impegnarci, a fare e poi le cose. Sono contenta di muoviamo. Sono 2 anni e mezzo che sono qua, sono molto contenta di avere questa operatrice, davvero con tutto il cuore, sono veramente bravissima. Bene, farete non anche... Non siamo solo noi due comunque, ma mancano altre 3 che oggi sono libere oppure verranno il pomeriggio. Farete anche delle mostre, insomma, su ogni tanto queste... l'abbiamo fatto. Sì, ma sì. Ci sono anche altre cose, che è una cosa bellissima, che io tengo a farvela vedere, questo non è facile da crearsi. Guarda che sono belle. A proposito di mostre, queste sono delle bambole di lana. Che hanno fatto loro qualche anno fa. Cioè queste sono, cioè questo non è una cosa facile da realizzare, loro certo con l'aiuto di una collega hanno fatto la maglia, queste qualche anno fa sono state fatte, qualche anno fa infatti sono... E di questo abbiamo fatto una mostra, ce ne sono state alcune che sono state vendute. Queste sono belle, anche io la voglio. Forse perché non mi piace. Io lavoro con i quadri a tela. Iniziamo in fase, iniziamo qua. Questo è un regalo che ci ha fatto Loredana. Questi siamo noi. Un regalo che ci ha fatto Loredana a tutte le operatrici qua della Casa Mulè. Quindi come segno di affetto, insomma.